La vita in diretta. Alberto Matano pronto al ritorno. Tramonto definitivo. Il fischio di inizio per la stagione televisiva 2021-22 ci sarà a breve. Il 13 settembre, infatti, ripartiranno molti dei programmi Rai che faranno compagnia al pubblico della rete Ammiraglia per tutta la stagione invernale. Oltre a È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, torneranno in onda anche Eleonora Daniele con Storie Italiane e Serena Bortone con Oggi è un altro giorno. Alberto Matano invece con La vita in diretta tornerà su Rai 1 il 14 settembre per lasciare il posto lunedì 13 allo speciale Tutti a scuola. Su Instagram il conduttore di Rai 1 ha svelato che le sue vacanze al mare sono finite. Scrivendo, tramonto definitivo, a corredo di una serie di scatti del sole che scompare sul mare. Foto mozzafiato. Quelle postate da Alberto Matano, alle quali anche la collega Antonella Clerici non ha potuto fare a meno di mettere un like. Alberto Matano. Vacanze finite. Il ringraziamento speciale. Grato. Ha raccontato sui social che le sue vacanze sono finite Alberto Matano. Il conduttore della vita in diretta si è goduto ieri sera l'ultimo tramonto a Pantelleria. Meta delle sue vacanze estive è ha commentato su Instagram Stories con una semplice parola in inglese. Grateful, grato. Il giornalista tornerà infatti il 14 settembre in onda dalle 17.05 alle 18.40. Con La vita in diretta facendo compagnia al pubblico di Rai 1 dal lunedì al venerdì con cronaca, attualità e approfondimenti. Anche quest'anno infatti Alberto Matano sarà al timone in solitaria del rotocalco della rete Ammiraglia che conduce ormai da 3 anni. Nel 2019 in coppia con Lorella Cuccarini. La vita in diretta. Alberto Matano risponde a un commento. Non ti intristire. Quasi sempre solo nei suoi scatti su Instagram, Alberto Matano ha ricevuto questo messaggio da un followers. Mi fa tristezza vederti sempre solo. La risposta del conduttore della vita in diretta non si è fatta attendere. Non ti intristire troppo. Intanto per Matano è pronto il ritorno al sabato sera.